Via del Mare, pareri favorevoli e contrari al centro dell'ultima puntata di Botta e Risposta, in onda ogni giovedì sera in diretta su Noi TV. I più critici sono gli ambientalisti di Italia Nostra, che ritengono dannoso l'asse di penetrazione in mezzo alla pineta a sud dello stadio. Inoltre l'opera, secondo Antonio Dalle Mura, avrà 1000 ostacoli. Questo piano è improponibile, manca il regolamento urbanistico, ma tantomeno manca il piano operativo. Inoltre, Viareggio si deve ancora dare il nuovo piano strutturale. In più c'è il PIT, c'è il piano paesaggistico, ci sono le leggi per la conservazione del verde, cioè ci sono le convenzioni europee. Luca Poletti, capogruppo del Partito Democratico, non è contrario al tracciato, ma resta aperto ad altre soluzioni. Manca però dall'amministrazione del Ghingaro, ha spiegato, un corretto metodo partecipativo. Serve un metodo di decisione che attualmente non c'è, serve un rinnovo per quanto riguarda i pareri tecnici anche degli enti sovraordinati, e su questo, se vogliamo discutere, stabiliamo anche una data di decisione. Infuriato Riccardo Domenici, residente in uno dei 9 appartamenti della palazzina di Via Indipendenza, che sarà abbattuta per fare spazio alla strada. Se viene buttata giù la casa, cosa vogliono fare? Se mi danno una casa alternativa, dove me la danno? Se mi danno dei soldi, io non so niente. Questo modo di amministrare è un modo barbarico. Soddisfatti invece i residenti di Via Coppino. Le polveri fini, no? Più i rumori, più il traffico, è una cosa, sono 20 anni che i residenti soffrono. È la soluzione che noi abbiamo sempre auspicato, in quanto presenta molti aspetti positivi, cioè gli alberi da abbattere sono pochissimi. Assente l'amministrazione comunale, che illustrerà il progetto ai cittadini in un'assemblea pubblica giovedì 9 novembre all'Auditorium Caruso di Torre del Lago.